pagamenti sono molto, 20% al loro confisco bancario, ci sono proprio da sostenere tutto l'investimento tra manatore, tutti i materiali che bisogna comprare, la materia prima, e quindi con tutto il tempo comincia a trovare un po' di difficoltà, anche perché non abbiamo nessun aiuto, i nostri competitor hanno le banche dentro, ci sono multinazionali, c'è lo Stato, noi siamo soli. Quindi a prendere impegni di questa portata comincio a diventare difficoltà. Quindi, come dicevo prima, il dottor Capuano, dobbiamo un attimo di vedere la strategia di questa attività. In più, non è più soltanto la presto la linea, ma chiedono anche tutto lo servimento e l'automazione. E linea completa si arriva anche ai 30 milioni di euro. Quindi per cui noi siamo a un bivio e dobbiamo decidere cosa fare. Questi sono i nostri problemi maggiori. In più non c'è più personale specializzato, non troviamo più, è difficile formare le persone. Abbiamo avviato a ottobre un programma con la Regione Campania per fare la formazione, perché la formazione bisogna farla nell'azienda. Io sono anni che sto predicando, perché ogni azienda deve formare una persona in riferimento a quelle che costruisce, a quelle che serve. Siamo stati abbandonati, abbiamo parlato, abbiamo fatto una richiesta di 84-85 persone, non abbiamo avuto una risposta. Quindi io vi ho fatto un attimo in breve tutto un po' le difficoltà e quando sì. L'azienda oggi può avere una grossa potenzialità, un'azienda che dovrebbe mettere mano a fare occupazione, però bisogna fare un'occupazione mirata, bisogna fare l'ufficio tecnico, bisogna fare un centro di ricerca, perché ogni macchina è diversa dall'altra. Noi fino ad oggi l'abbiamo fatto a spesa nostra.